I principali interessi sono la sociologia delle religioni, ma anche la bioetica, e infatti vi cito una sua opera che è Bioetica e Sfera Pubblica, un'analisi sociologica del dibattito su fecondazione assistita ed eutanasia, che è edito da Franco Angeli. E questa sera ci parlerà di liberalismo e religione, tratto qui viene del Noce, e vi lascio la parola. Grazie. Per la verità, con la parola di medicina ho pochissimo che vedere, nel senso che, siccome faccio parte del comitato scientifico sulle medicina palliativa, terapia del dolore, ho a che fare in qualche modo anche con la parola di medicina. Però il mio dipartimento di riferimento è appunto il dipartimento di cultura e politica societaria, un po' ex scienze politiche, diciamo così. Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, in particolare ringrazio amica studentessa che prima mi ha presentato. Devo dire che sono particolarmente lieto di essere qui, perché so che conosco il prestigio di questa istituzione nel mondo culturale torinese e quindi sono particolarmente lusingato di poter dare il mio umile contributo alla scuola di liberalismo, che ha una sua tradizione consolidata qui a Torino. Il tema è un tema, come mi diceva la signora Antonino, è così delicato, nel senso che quest'anno si è riuscito a introdurre un intervento sul tema di liberalismo e religione, e quindi voglio iniziare con una provocazione, perché è un tema delicato nel senso che ci si può interrogare se possono esistere delle relazioni tra liberalismo e religione, anche se qui con religione evidentemente si fa, almeno io farò particolarmente riferimento al cristianesimo e in modo più specifico al cattolicesimo. Nel senso che nella storia del pensiero moderno occidentale, dal punto di vista della religione, il cristianesimo, le confessioni cristiane, più in modo specifico per alcuni aspetti del cattolicesimo, sono stati i principali contraltare, proprio storicamente, del pensiero moderno, di cui il liberalismo è o il liberalismo è l'espressione. Allora, la provocazione nasce da un articolo comparso su un quotidiano cattolico online, la nuova bussola quotidiana, che è un quotidiano appunto online, firmato dal dottor Ettore Conti Tedeschi, che non è un filosofo, un pensatore politico, è un economista, ha lavorato a lungo negli Stati Uniti nel campo della finanza e dell'ambito bancario. È stato anche presidente dello IOR, presso la Santa Sede, e lui intervenendo, un cattolico ovviamente, intervenendo, anche col cattolico convinto, no? Intervenendo sul tema, ha detto chiaramente che secondo lui non esisterà mai un papa liberale, nel senso che il liberalismo è una dottrina che, siccome si oppone all'assolutismo, e si coniuga con relativismo, agnosticismo e scetticismo, è incompatibile per definizione col cristianesimo. Si dice che il cristianesimo invece afferma i valori di verità assoluta, trascendenti e soprannaturali, in Cristo, verbo di Dio incarnato. Questa verità, dice lui, viene affermata e difesa dalla dottrina cristiana fin dalle origini, e questa stessa verità, che si è tradotta in etica comportamentale, si è finora opposta alla cultura liberale e immanentista del pensiero moderno, appunto relativistico. E per opporsi ha lavorato parecchio nei secoli. Se fosse per questo giudizio, l'incontro di questa sera avrebbe poco da dire, si chiuderebbe già qui. L'opinione di chi vi parla, evidentemente non solo mia, perché la mia opinione conta relativamente poco, è che evidentemente il discorso non sia riducibile in questi termini per il semplice fatto che il liberalismo, secondo le mie convinzioni, gli autori a cui farò riferimento, non è necessariamente relativistico, scetticistico, agnosticistico o agnostico, e anzi, per alcuni aspetti, come sostengono alcuni autori liberali, tra l'altro anche non credenti, il relativismo, lo scetticismo, l'agnosticismo costituiscono per lo più una deriva del liberalismo. Poi citerò alcuni autori. Devo dire che un elemento di verità nel giudizio di Gotti Tedeschi c'è, e cioè ci aiuta, nel senso che ci aiuta a distinguere, fa una prima distinzione per evitare equivoci. E cioè, noi
possiamo parlare, mettendo insieme liberalismo e religione, nel senso appunto del cattolicesimo per esempio, possiamo parlare di liberalismo cattolico o di cattolicesimo liberale. Darei ragione a Gotti Tedeschi nella misura in cui, se lui intende affermare l'impossibilità di un cattolicesimo liberale, nel senso che il proprio aggettivo che si può applicare al cattolicesimo è cattolico, esiste solo il cattolicesimo cattolico dal punto di vista cattolico, nel senso che il cattolicesimo porta con sé una visione totale, totalizzante della storia, dell'uomo e anche se vogliamo della società, la quale non può essere iscritta in categorie diverse dal proprio, cioè non può essere iscritta dentro una cornice che si rifà o è espressione di un pensiero politico, di un'ideologia politica o di una dottrina politica particolare, perché vorrebbe dire in qualche modo costringere la Weltanschauung cattolica con la sua tradizione, i suoi insegnamenti sull'uomo e sulla storia dentro una cornice che non è la sua, e per fare questo sarebbe inevitabile selezionare alcuni aspetti e tralasciarne altri, ma in questo modo non sarebbe più un cattolicesimo vero e proprio, ma sarebbe un cattolicesimo adeguato a quella cornice. Per cui, secondo i pensatori cattolici che si riconoscono nel liberalismo, non ha senso parlare di cattolicesimo liberale. Ha senso invece parlare di liberalismo cattolico, nel senso che facendo riferimento ai principi fondamentali di questo approccio del liberalismo, ecco, possono essere declinati secondo una visione del mondo cattolica, secondo una concezione dell'uomo, della storia e della società cattolica. E qui faccio riferimento in particolare a due autori, ne potrei citare anche altri evidentemente, no? Però per citare due autori italiani che sono presenti nel dibattito pubblico con questa posizione, cioè di liberalismo cattolico, sono un sociologo e un filosofo politico. Il sociologo è Sergio Bernardinelli, qui vi leggerò alcuni dei suoi interventi, un passaggio di questo testo, La comunità liberale, sottotitolo La libertà, il bene comune e la religione nelle società complesse. Uno è Sergio Bernardinelli, che è un sociologo della conoscenza, dei processi culturali, e anche sociologo politico, e l'altro invece è il filosofo politico Vittorio Possenti. In particolare farò riferimento a questo libro, Religione e vita civile, il cristianesimo nel postmoderno, ma prima di questo ne ha scritto un altro che ha fatto abbastanza, ha aperto parecchio la strada in questo campo, che si intitola appunto La comunità liberale al bivio. La comunità liberale al bivio. Qual è in sintesi l'idea di fondo da cui partono questi pensatori? L'idea di fondo è quella che, ormai, adesso farò una citazione che ormai è un po' inflazionata, però è efficace. L'idea di fondo che sta alla base della loro convinzione circa la possibilità di conciliare in modo virtuoso cattolicesimo e liberalesimo consiste nella precisazione che ha fatto pongiare dal costituzionista tedesco, filosofo del diritto, Ernest Bötenferde, che ormai è inflazionata, stracitata, comunque secondo il quale, in buona sostanza, che si interroga su questi temi, e secondo il quale in buona sostanza lo Stato laico liberale vive, secondo lui dice, vive di presupposti che non è in grado di riprodurre. Cioè lo Stato laico liberale, come formazione politica, si regge su delle basi che non è in grado però di mantenere, cioè si regge, potremmo dire, su presupposti prepolitici che lo precedono. Ovviamente questa considerazione ha aperto il dibattito dalla Germania poi in Europa e negli Stati Uniti,
In che senso è stato declinato, ad esempio, da Berardinelli? Dice Berardinelli, dunque, la via che propongo in questo libro, sulla scorta di autori come gli illuministi scozzesi, come Tocqueville, come Lord Acton, come lo stesso Hayek, Philip von Hayek, esorta la cultura liberale a rifare i conti soprattutto con le cooperative cristiane, mostrando come certi legami di tipo comunitario, perché il liberalismo va in senso universalistico, come certi legami di tipo comunitario vadano considerati non come ostacolo al dispiegamento di diritti individuali, che invece sono uno dei principi importanti, bensì come la loro condizione di possibilità. Quindi lui dice, certi legami di tipo comunitario vanno considerati non come ostacolo al dispiegamento di diritti individuali, in senso universalistico, bensì come la loro condizione di possibilità. In altre parole, dice lui, grazie alle garanzie dello Stato di diritto, una società liberale e democratica vive sì prevalentemente dei rapporti rigorosamente contrattuali, ispirati all'autonomia e alla libertà degli individui, ma non può sopravvivere come tale se non coltiva da qualche parte anche rapporti e valori di tipo non contrattuale. Affetto, amore, amicizia, fiducia, senso dello Stato, disponibilità a farsi carico di svantaggi personali in favore del bene comune, tanto per citare alcuni, i quali, rapporti di valore tipo contrattuale, trovano proprio in realtà comunitarie, quali la famiglia, la scuola, la religione, i luoghi privilegiati in cui alimentarsi e diventare socialmente efficaci. Quindi lo Stato liberale e democratico, in quanto progetto freddo, non può essere una casa per i cittadini. Questo dice, l'ha sottolineato anche Michael Balzer, secondo il quale appunto lo Stato liberale democratico da solo manca di calore e di intimità, in quanto tale non può produrre coesione sociale. Che cosa ci spiega invece Possendi, che è su questa stessa linea d'onda in sostanza? Lui dice, in sostanza, che la modernità ha risposto alla domanda circa la domanda generatrice concerne il bisogno umano primario, e dalla risposta a tre domande dipendono molti eventi nel cammino della civiltà e nelle forme che esso prende. Cioè, il cammino di una civiltà dipende dal bisogno umano primario. La modernità ci ha risposto che questo bisogno umano primario è il bisogno di libertà, cioè libertà di scelta, libertà dalla paura, libertà dal bisogno, dalla precarietà della condizione umana, e conseguentemente si è costituita molto più su rivendicazioni di libertà che non di fraternità. Ora, questa strada, lui dice, era percorribile con merito, eppure era limitata. Se è vero, e secondo lui è vero, che il bisogno antropologico fondamentale non è quello di libertà, ma è quello di senso. Cioè il bisogno di senso, di identità e di riconoscimento. Ritrovare in noi negli altri un significato per venire alla cognizione di chi siamo, sapersi accettati dall'altro. Singoli popoli si domandano chi essi siano e cercano di rispondere facendo riferimento alle cose che per essi rivestono maggiore rilievo. Questi elementi producono soddisfazione e vita pacificata, più che soltanto un'assolutizzata e astratta rivendicazione di libertà di scelta. A questo proposito lui cita un famoso esponente a livello mondiale del pensiero liberale, che è il sociologo e pensatore politico britannico Ralph Dahrendorf. Dahrendorf, in un libro dal titolo emblematico, che vi dico nella sua edizione italiana, Per un nuovo liberalismo, a pagina 182 dice: gli uomini hanno bisogno di qualcosa di più, dei diritti e del denaro, per vivere una vita piena e soddisfacente. Hanno bisogno di metri, cioè di criteri, che diano senso alla loro vita, supporti orientativi per il loro cammino. Tutti noi abbiamo bisogno di vincoli e di rapporti che ci impediscano di scivolare in una condizione di anomia. Di anomia, cioè, è un concetto durkheimiano che possiamo così definire come situazioni di perdita di senso, di deficit di senso, di appartenenza e di identità, diciamo così.
a questi autori possiamo aggiungere un altro autorevole pensatore europeo, che è Jürgen Habermas, il quale a partire dal 2004 in poi ha assunto una posizione, prima con il libro Il futuro della natura umana, i rischi di una genetica liberale, nel quale interviene nel campo, rispetto al campo del bioetico, e poi con questo libro Tra scienza e fede, tradotto in italiano Tra scienza e fede, perché il titolo originale è un altro, e adesso ve lo dico, Zwischen Naturalismus und Religion, philosophische Aufsätze, cioè tra naturalismo e religione, naturalismo. E qui sta tradotto come scienza, ma il naturalismo non è esattamente, cioè non è una traduzione letterale. Cioè, che cosa dice Habermas, che evidentemente ha un retroterra culturale e formativo diverso da quello di Dardos. Però sostanzialmente lui cosa dice? Dice che lo Stato liberale deve dipendere da una integrazione politica dei cittadini che va al di là di un semplice modus vivendi. Tale diversificazione delle appartenenze non deve esaurirsi nell'adeguamento cognitivamente modesto dell'ethos religioso a leggi imposte dalla società laica. Piuttosto, l'ordinamento giuridico universalistico e la morale sociale egualitaria debbono venire collegati dall'interno all'ethos della comunità, in modo tale che l'uno proceda coerentemente dall'altro. Questa attesa normativa con la quale lo Stato liberale confronta le comunità religiose coincide con i loro stessi interessi, in quanto così si apre per loro la possibilità di esercitare, tramite la sfera pubblica politica, un proprio influsso sulla società nel suo complesso. Cioè, dice Habermas, praticamente rivendica per le comunità religiose la possibilità di esercitare, tramite la sfera pubblica politica, un po' più influsso sulla società nel suo complesso, nel senso che non devono essere, secondo lui, possono dare un contributo vitale alla società liberale nella misura in cui non vengono rinchiuse dentro leggi imposte dalla società. L'idea di tolleranza delle società pluralistiche dotate di costituzioni liberate, dice Habermas, richiede non solo ai credenti nei rapporti con i non credenti e con i credenti di altra fede la convinzione che debbono ragionevolmente attendersi il perdurare di un dissenso. Cioè, quindi, l'idea di tolleranza delle società pluralistiche dotate di costituzione liberale richiede ai credenti che si aspettino un certo dissenso dai non credenti e dai diversamente credenti, diciamo. Però, dice Habermas, questa stessa convinzione viene richiesta dall'altra parte, nel quadro di una cultura politica liberale, anche ai non credenti nel rapporto con i credenti. Cioè, Habermas dice, non è che siccome siamo in una società laica liberale, i non credenti devono ritenere di non dover rendere ragione della loro posizione ai credenti, e ritenendo invece di dover pretendere questo dai credenti. Entrambi hanno questa facoltà. Per il cittadino insensibile alla religione, dice Habermas, ciò significa l'invito niente affatto banale a definire il rapporto tra fede e scienza autocriticamente, nella prospettiva del sapere del mondo. Nella sfera pubblica politica, perciò, le immagini naturalistiche del mondo, dovute a una elaborazione speculativa di informazioni scientifiche e che hanno rilevanza per l'idea etica di sé dei cittadini, non godono prima facie di preeminenza rispetto a concezioni filosofiche o religiose concorrenti. Cioè lui dice, nella sfera pubblica politica, nella società liberale, le immagini naturalistiche del mondo, quelle che qui chiama scienza, ma fa coincidere scienza con il naturalismo, ma non è esattamente la stessa cosa, cioè la traduzione fa coincidere scienza con naturalismo. L'immagine naturalistica del mondo, dovuta a un'elaborazione speculativa di informazioni scientifiche e che hanno rilevanza per l'idea etica di sé dei cittadini, non godono prima facie di preeminenza rispetto a concezioni filosofiche o religiose concorrenti.
mercato delle Weltanschauung godono di pari dignità. I cittadini laicizzati, nella misura in cui si presentano come cittadini dello Stato, non hanno la facoltà di negare in linea di principio un potenziale di verità alle immagini religiose del mondo, né di contestare ai cittadini credenti il diritto di contribuire a pubbliche discussioni in linguaggio religioso. Una cultura politica liberale, conclude, può addirittura aspettarsi dai cittadini laicizzati, cioè dai potitori di un'istanza laica, non confessionale, una cultura politica liberale può addirittura aspettarsi dai cittadini laicizzati che partecipino a iniziative volte a tradurre contributi rilevanti dal linguaggio religioso in una lingua pubblicamente accessibile. Cioè, i laici non credenti partecipano attivamente, in modo positivo e costruttivo, secondo Habermas, alla cultura politica liberale nella misura in cui si rendono disponibili a prendere iniziative volte a tradurre i contributi che provengono dal corpus di conoscenze dei saperi sapienziali filosofico-religiosi, traducendo dal linguaggio religioso o dal linguaggio metafisico ad una lingua pubblicamente accessibile nella sfera pubblica contemporanea. E questo punto detto da un pensatore che non è Bernardo Inelli, un pensatore cattolico, che non è neanche Possenti, un altro pensatore cattolico, ma appunto da questo intellettuale tedesco che esponente di spicco della terza generazione della scuola di Francoforte. Quindi questo è un aspetto interessante. Poi io provo qua, ho messo nel titolo Tocqueville del Noce, anche se vi devo dire, non farò, sto facendo delle premesse per poi entrare nel metodo, in particolare del contributo di Tocqueville che verrà presentato rispetto ad alcune sue considerazioni più specifiche, lette e interpretate anche alla luce di una prospettiva del nociano. Però vi devo dire che io non farò uno studio, non sono uno studioso specialista di Tocqueville e non farò una trattazione sistematica del liberalismo di Tocqueville e neanche del liberalismo di Del Noce. Entrambi questi aspetti evidentemente richiederebbero più di una lezione dedicata ad hoc e sono state ampiamente trattate. Evidentemente Tocqueville e Arcinoto sono convinto e consapevole, soprattutto in una sede come questa, giustamente, e magari di meno Del Noce, vi utilizzo questo Del Noce come punto di ingresso per iniziare un discorso che ci porta a fare un passo in avanti rispetto alle premesse che ho appena detto, un passo ulteriore, nella direzione della comprensione dei possibili nessi tra cristianesimo, cattolicesimo e liberalismo. Allora, Del Noce vi devo spiegare per quale motivo ho scelto di parlare di lui. Del Noce fu sicuramente un filosofo cattolico, però alla ricerca di un cattolicesimo moderno. Su questo punto, sono considerazioni di Luca Del Ponte, che è uno studioso di Del Noce, ha scritto questo libro, La metafisica civile di Augusto Del Noce, ontologismo e liberalismo. Su questa posizione converge anche Massimo Borghesi, che è, credo, insieme al professor Giuseppe Riconda, che è qui di Torino, e insieme a Rocco Buttiglione, sono alcuni tra forse i massimi conoscitori di Del Noce, nel senso che anche lo hanno frequentato, sono stati anche sulla via. Allora dice Del Pozzo che Del Noce è un filosofo cattolico, sicuramente, ma che va alla ricerca di un cattolicesimo per appunto moderno. Cioè, secondo Del Noce, il cattolicesimo della tradizionale, come uscito dalla società medievale, non ha più mordente nel mondo moderno, nel senso che non è più, deve adeguarsi non tanto nei suoi contenuti quanto nel metodo di porsi rispetto al confronto ovviamente con il mondo moderno e col pensiero moderno. Modernità del cattolicesimo vuol dire, nell'ottica di Del Noce, muoversi all'interno di un orizzonte culturale, quello moderno, in cui la fede non può essere ridotta a foro interno, cioè un orizzonte culturale che non è più animato da un'unità religiosa. Ecco, muoversi da un orizzonte culturale in cui la fede non può essere ridotta a foro interno ad un semplice atteggiamento fiduciale che non tocca la vita vissuta e concreta. Si può sostenere che per Del Noce tutto quel complesso di verità e di valori che costituiscono il depositum fidei del cattolicesimo,
Se da un lato richiede certamente da parte del credente un'adesione intellettuale, deve tuttavia, no, questa non basta, l'adesione intellettuale. Oggi il deposito un fide del cattolicesimo richiede al credente, richiede che al soggetto il vaglio della storia, cioè la verifica. Deve essere verificato, deve essere verificato nella vita quotidiana, posto al vaglio della storia. Perché il contesto culturale in cui viviamo non ci permette più di assumerlo come dato. Come direbbe Anthony Giddens, oggi non è che scompare il pensiero tradizionale. Giddens dice il pensiero tradizionale rimane insieme ad altri, cioè rimane ma non può più essere interpellato come prima. Nei suoi contenuti è pensiero tradizionale, ma nel metodo non è più accessibile e fruibile in modo tradizionale, cioè come dato per scontato e non a prescindere dalla verifica storica. Quindi deve essere posto a vaglio della storia, non c'è consapevole di questo, e per cui vuole un cattolicesimo moderno. Questo atteggiamento, nel metodo però, questo atteggiamento discende a sua volta dalla messa a fuoco di un dato di straordinaria importanza per Del Noce, e cioè l'essenziale storicità della rivelazione, con la R maiuscola, l'essenziale storicità della rivelazione. Se questo è vero, se è vero cioè che Dio si è rivelato nella storia senza peraltro risolversi in essa, allora la questione della sua presenza nel corso degli eventi storici assume una rilevanza decisiva per il credente, cioè il credente deve verificare se nel corso degli eventi storici è riscontrabile questa presenza di Dio, perché la rivelazione di Dio è una rivelazione nella storia. Tutto ciò è ben presente nella riflessione di Del Noce. L'interpretazione della storia, in particolare della storia moderna e contemporanea, è quindi un problema decisivo. Perché? È un problema decisivo perché è lì che viene posta la questione, è lì che viene posta la sfida al cristianesimo. Ecco allora la riscoperta dell'ontologismo, inteso come linea di pensiero alternativa a quella che vede la modernità come un processo di progressiva immanentizzazione di Dio. La riscoperta dell'ontologismo consente a Del Noce di indicare una prospettiva in cui quello stesso deposito di verità cristallizzato dalla metafisica tradizionale viene ritrovato a partire da un soggetto che innanzitutto esiste prima di conoscerlo e che successivamente cercherà nell'esistenza e nella storia la verifica della fondatezza dei suoi contenuti. La verifica della fondatezza dei suoi contenuti. Questo è il primo fondamentale aspetto della portata esistenziale del pensiero di Del Noce, cioè la necessità di un pensiero che sappia rendere ragione della fede muovendo dall'oggi del soggetto, cioè un'esperienza personale del soggetto esistente. Allora, questo è ovviamente una sintesi dell'approccio del Nociano, che è molto complesso, però questa idea ci introduce a quello che secondo un autore come Bellardinelli, come Possenti, secondo questi autori, rappresenta uno dei concetti fondamentali del liberalismo, e cioè il concetto di evoluzionismo, non nel senso dell'evoluzionismo darwiniano, quello che possiamo chiamare l'evoluzionismo liberale, e da qui mi avvicino a Tocqueville. Che cosa si intende per evoluzionismo liberale? Ve lo dico in estremissima sintesi, poi vi farò alcuni esempi partendo dal pensiero di alcuni sociologi classici. L'evoluzionismo liberale consiste proprio nella disponibilità della ragione a verificare i valori dal punto di vista storico, cioè a non credere acriticamente ai valori assumendoli in quanto tali, come sistemi di valori metastorici, ma assumendoli per poi verificarli alla luce della storia e della grande storia, ma anche della propria piccola storia individuale, della propria esperienza esistenziale, e in base a questo selezionarli. Quelli confermati vengono selezionati e riproposti, coltivati, quelli non confermati via via si estinguono. È un evoluzionismo culturale che, secondo questi autori, è uno dei concetti portanti delle grandi intuizioni della tradizione liberale.
questi autori magari meglio l'hanno registrata, ma vi faccio degli esempi che la nostra moderatrice conosce molto bene perché gli abbiamo dato ampiamente a lezione. Qui entriamo nel contenuto più strettamente sociologico. Come punto d'ingresso uso Raymond Goudon, che è uno dei miei sociologi preferiti, come lei sa bene, perché non potevo parlare. Perché Goudon è un sociologo liberale ed è un pensatore liberale, allievo di Raymond Aron, e tra l'altro come sociologo, seguendo il suo maestro Raymond Aron, che è uno storico peraltro, seguendo il suo maestro, considera Tocqueville, insieme a Montesquieu per esempio, uno dei fondatori, dei precursori, quantomeno dei precursori, se non dei fondatori del pensiero sociologico. Allora, Goudon mette insieme una serie di autori a lui cari, tra cui Tocqueville, Max Weber, Emile Durkheim, e uno qua salta sulla sedia perché dice: ma come Emile Durkheim è un autore del socialismo? Cioè, si parla di Emile Durkheim, l'ha scritto sul socialismo, su Saint-Simon, eccetera. Però secondo Goudon in Durkheim ci sono alcuni concetti fortemente liberali. E poi Adam Smith. Allora, qual è questa idea portante che dell'evoluzionismo liberale? Bernardinetti la descrive così. Io prima ve l'ho descritto in modo un po' più lungo. Lui usa questa espressione sintetica che poi Goudon fa vedere come sia presente in questi sociologi. L'evoluzionismo liberale è quello che dice Bernardinetti, è quello che von Hayek chiama la catallassi, cioè l'ordine spontaneo inintenzionale. L'ordine spontaneo inintenzionale, cioè per cui le cose procedono in un modo, la storia, le vicende procedono in un modo, non perché come sforzo volontaristico di qualcuno per farlo andare per forza così. Vediamo che per Tocqueville questo ha fatto sì che la democrazia francese, l'idea di a tutti i costi affermare in modo anticipato il principio democratico sul principio aristocratico, in Francia imprime un corso nella storia, ha fatto sì che nella democrazia francese nascesse il germe del totalitarismo, dice Tocqueville. No, un ordine spontaneo e intenzionale, per cui le cose, senza che ci sia un progetto volontaristico a monte, portato avanti pervicacemente, procedono in modo spontaneo, però ordinato, non casuale. Pensate alle nozioni di un autore, che penso che più liberale di lui, è difficile, uno come Adam Smith, che la nozione famosissima della mano invisibile, no? Nella ricchezza delle nazioni. La mano invisibile è il meccanismo, lo riassumo in termini estremamente semplici, è il meccanismo regolatore del mercato, che fa sì che data un insieme di soggetti individuali, ciascuno pervicacemente orientato al perseguimento del proprio interesse individuale particolare, come sommatoria inintenzionale si generano effetti non perversi ma bensì positivi per la comunità. Però la Chiesa delle Nazioni del 1776, Adam Smith, prima di questo, scrive La teoria dei sentimenti morali, nel 1759, e applica questo stesso principio al mondo dei valori, introducendo la nozione di spettatore imparziale. Chi è lo spettatore imparziale? Lo spettatore imparziale, detto in estrema sintesi, che non possiamo dilungarci, è il soggetto individuale che è capace di elevarsi al di sopra dei propri interessi particolaristici, delle proprie convinzioni ideologiche, dei propri interessi materiali, della propria convenienza, e elevandosi al di sopra di tutto ciò, anche se con una certa fatica, riesce ad elaborare dei giudizi morali, relativi cioè al buono e al giusto, oggettivi, obiettivi, cioè imparziali, no? Anche a costo di dire mi ero sbagliato, anche a costo di dire una cosa che gli dà torto o che non salvaguardi i propri interessi. Lui dice: in modo istintivamente, a caldo, ciascuno di noi
si comporta, dice Smith, come attore parziale, cioè tende a giudicare gli eventi, a dare dei giudizi morali sugli eventi in modo parziale, cioè guardando il proprio tornaconto, i propri interessi, ma nel medio-lungo periodo, diciamo così, a voce ferma, a mente fredda, col senno di poi, ciascuno di noi ha in sé la capacità di elevarsi al di sopra della propria, dei propri interessi parziali e pervenire a giudizi morali oggettivi. Cioè ciascuno di noi, e comportandosi di conseguenza. Dice Smith, ciascuno di noi ha la capacità a un certo punto di comportarsi da spettatore imparziale. E questo fa procedere, evolvendosi verso il meglio, verso il bene, anche in senso morale, non soltanto nel senso della ricchezza, le società. Ecco il concetto dell'ordine spontaneo e intenzionale. La stessa cosa dice Max Weber quando ci parla del suo famosissimo, cioè del concetto di Durchrationalisierung, cioè di razionalizzazione diffusa delle idee morali, politiche e religiose. La razionalizzazione diffusa, dice Weber, in buona sostanza, non sto a leggere, sono evidenti, ci mettiamo troppo tempo. Dice Weber, in cosa consiste questa razionalizzazione diffusa? Consiste nel fatto che in base a quale criterio noi possiamo, si produce, diciamo così, nella storia delle società umane una evoluzione del sentimento morale, del sistema dei valori. Sapete che Weber parla del politeismo degli dèi, politeismo dei valori, e quindi del conflitto dei valori, del conflitto tra i valori, un conflitto che sembra inestinguibile. In realtà, secondo Weber, il politeismo dei valori è risolvibile a vantaggio di alcuni valori rispetto agli altri, nella misura in cui questi valori trovano conferma, alcune idee trovano conferma nella realtà. A questo proposito, Proudhon, parlando di Weber per descrivere il concetto di Durchrationalisierung, di razionalizzazione diffusa che sopravviene in tutti i campi, da quello religioso a quello morale a quello politico, usa il concetto Proudhon di teoria programmatista. La teoria programmatista, cioè, lui dice, Weber ci insegna che l'evoluzione morale, politica e religiosa nel corso della storia, non solo nel mondo moderno, nel corso della storia, dagli inizi, la storia umana, inizia sempre con una idea vaga, cioè innovazioni di carattere religioso, filosofico, introducono dentro una comunità, all'interno di una comunità di valori, di persone, di valori, introducono delle idee innovative. Delle idee innovative che inizialmente vengono assunte, inizialmente sono poco definite, sono poco elaborate, ma che hanno un certo fascino, hanno una certa corrispondenza con ciò che noi intuiamo essere vero, buono e giusto, e vengono quindi adottate, ma non adottate in modo critico, vengono adottate e